Ci sarà un'importante iniziativa a Roma e la Camera di Commercio di Chieti e Pescara dà una mano e sostiene le aziende abruzzesi che ne parteciperanno. Ma certamente sì, qui stiamo parlando di arte cinematografica, stiamo parlando di un settore che può aumentare sicuramente l'aspetto culturale della regione, l'aspetto turistico, l'aspetto agroalimentare, l'intera economia regionale, perché se riusciamo a portare a girare a dei registi film, scene sul nostro territorio, godendo anche di grande patrimonio storico-artistico, quali eremi, castelli, chiese, costa, montagna, riusciamo a far conoscere praticamente al mondo intero, perché i film vengono visti in tutto il mondo, la nostra regione, la nostra provincia, per cui partecipiamo con il nostro contributo tramite la nostra azienda speciale, Agenzia di Sviluppo, con molto piacere. Abbiamo seguito da più di un anno e coordinato le attività di coinvolgimento delle 6 aziende abruzzesi che parteciperanno a questa mostra mercato internazionale, supportandole dal punto di vista istituzionale insieme ad altri partner, la Film Commission e il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, perché appunto le vengono supportate anche alla partecipazione economicamente con le risorse che vengono dal piano Export Sud, che è un protocollo che lega agenzia che sottoscrivono Agenzia di Sviluppo e il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo. Ci sarà anche una giornata dedicata proprio alla regione Abruzzo in queste giornate a Roma. Il 15 ci sarà proprio la presentazione di questi prodotti che portano le 6 aziende regionali che parteciperanno, aziende cinematografiche tutte, una ha il carattere, diciamo così, più rivolta al sociale perché è un docufilm promosso da un'associazione di promozione sociale del nostro territorio che affronta temi relativamente alla presenza di disabilità e alla gestione in una famiglia di una presenza di disabilità.